Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione completa su questo power bank, una marca molto utilizzata, molto buona. Ora chiederete perché ci sono tutti questi fili, questi telefoni, questo power bank. Ora farò una prova per farvi vedere quante cose riesce a fare in questo tipo di power bank a caricare messi insieme. Allora, colleghiamo direttamente il filo qua in questo power bank da 10.000 mAh. Ora la percentuale di ricarica è 50%, di solito 50% è da 10.000 mAh. Ora sta caricando, carichiamo un altro, il G5 2016. Ecco qua ragazzi, sta caricando anche il G5 2016, veramente molto buono. E avete anche la possibilità di caricare tre dispositivi contemporaneamente. Veramente è un'ottima funzione su questo punto di vista. Poi abbiamo anche la possibilità di accendere con questo tasto la luce LED, in cui per esempio se state in zone in cui non c'è molta luce, questo tipo di luce vi può salvare. Batteria, come ho detto, da 20.000 mAh. Abbiamo ricarica veloce con porte USB, sia anche per l'iPhone, da 20 watt, 22 watt e 18 watt, ma può caricare anche molto velocemente rispetto ad altri dispositivi. Delle cuffiette, avete la possibilità di caricare tablet, orologi, smart. Questo è là dietro che vi dice le istruzioni di ricarica. Io mi ritrovo molto bene, mi fa circa 4-5 ricariche in base alla batteria del vostro telefono. Quanto è da 2000 mAh, 3000 mAh, vi ricarica 6 ricariche, se 1000 mAh può arrivare fino a 10 ricariche completate. Prezzo di partenza 33 euro. Lo trovate anche con coupon di sconto su Amazon, o potete usare Karma come per lo zaino, in cui potete pagare al mese, per esempio con il mio coupon sconto più Karma, o pago circa 9 euro al mese e riesco a utilizzare molto bene questo power bank. Se volete comprare pure voi questo power bank, andate su Karma, scaricate Karma, in cui potete andare a qualsiasi negozio eBay, create la vostra carta su eGetta. In base a quanti soldi avete a disposizione, potete prendere i prodotti fino a 1000 euro pagando al mese. Per esempio un computer 600 euro, pagate 200 euro al mese per 3 mesi. Si tiene abbastanza bene in mano. Se riuscite a vedere, abbiamo anche il tasto per accendere e spegnere, diciamo, il power bank. Abbiamo anche la nuova tecnologia. Se volete anche acquistare questa, c'è sia l'unboxing sia la recensione su questo qua da 10.000 mAh, molto simile a questo, però questo non ha la ricarica sempre della marca Inu, veloce. Se volete una ricarica veloce, sicuramente vi consiglio questo qua rispetto a questo. Questo costa sui 23 euro, questo lo trovate 10 euro in più, però è da 20.000 mAh. Infatti se andiamo a vedere differenze di grandezza sono minime. Infatti grazie anche a una capienza da 20.000 è incredibile avere una 20.000 mAh su un dispositivo tanto compatto. Veramente un'ottima scelta da parte di Inu, secondo me. Allora, in conclusione ragazzi, è un power che ve lo consiglio di acquistare, ha una capienza da 20.000 mAh, ricarica veloce, abbiamo una nuova tecnologia velocissima Q3.0, ricarica molto velocemente. Telefoni che sopportano una ricarica rapida, ricarica molto velocemente anche le cuffiette, orologi, qualsiasi cosa. Con questo è tutto, un saluto da Tecno Gigi, a un prossimo video. Ciao ragazzi!